Biancaneve e la ninfa dei boschi. C'era una volta una regina malvagia di nome Ella, che viveva sulla cima di un'altissima montagna. Ella da sempre desiderava essere la persona più bella del mondo, ma Biancaneve, che viveva nel castello più lussuoso e accogliente di tutto il paese, era molto più bella di lei. Dankov, che cosa stai mangiando? Sì, mia regina, stiamo mangiando una bistecca con una salsa deliziosa. Ne volete assaggiare un po'? No! Devo stare molto attenta a quello che mangio. Ma questa è la bistecca più gustosa al mondo, mia regina. Dankov, levati di torno, tu e la tua bistecca. Lasciami in pace con la mia piccola ninfa. Dankov si mise in un angolo della grotta e continuò a gustarsi in pace la sua bistecca. Mia cara piccola ninfa, che cosa succede se non puoi volare in cielo questa notte? La ninfa si agitò su e giù dentro la gabbia sbattendo disperatamente le sue deboli ali. Che la luce della luna piena si spegne, vero? Quindi cosa succede se in cielo di notte tutte le luci sono spente? Regna il buio totale! Ella aveva deciso di imprigionare e tenere chiusa nella sua caverna la ninfa della luce lunare. Questo le avrebbe permesso di mettere in pratica il suo piano malvagio senza essere vista da nessuno. Nel frattempo, gli amici di Biancaneve e i sette nani stavano rientrando dalla miniera nella quale lavoravano ogni giorno. Attraversando il bosco, si stavano dirigendo verso il castello. Asso, quando torniamo al castello di solito è sempre così buio. Sì. È quasi ora di andare a dormire. Si era fatto così buio che i nani non riuscivano a vedersi l'uno con l'altro. E Asso si rese conto che non si vedevano più le stelle né la luna. C'è qualcosa che non va. È una notte di luna piena, ma la luce della luna è sparita all'improvviso. Questo spiega perché è così buio. E perché la luce della luna è andata via all'improvviso? Temo che una delle piccole ninfe del bosco possa essere in pericolo. Perché quando ciò accade, la luce della luna piena scompare. Dobbiamo immediatamente tornare al castello. Andiamo! I nani usarono le loro lanterne da minatori per ritrovare la strada di ritorno. Intanto, Biancaneve e il principe Antonio li aspettavano affacciati al balcone. Questa sera è particolarmente buio. E i sette nani non sono ancora tornati. Come faranno con questo buio? Improvvisamente, il principe Antonio notò le lanterne tra gli alberi. Guarda quelle luci, mia principessa. Dovrebbero essere i sette nani. Oh, sì, sì! Credo che siano loro! Biancaneve andò incontro ai nani fuori dal castello. Amici miei, questa sera è particolarmente buio. Come avete fatto a ritrovare la strada? Ricorda che siamo minatori, mia principessa. Noi lavoriamo sottoterra. Con la luce delle nostre lanterne. Ma c'è qualcosa che non va, Biancaneve. La ninfa che illumina la luna piena deve essere in pericolo, perché la notte si è fatta improvvisamente scura. La ninfa che mi aiutò quando ero nel bosco. Potrebbe essere lei ad avere bisogno del nostro aiuto. Dobbiamo scoprirlo. Biancaneve corse alla stanza più antica del castello.
dove si trovava lo specchio magico di Ella che diceva sempre la verità. Specchio, mio specchio, dimmi, cosa è successo alla ninfa del bosco? Lo specchio magico mostrò a Biancaneve la piccola ninfa rinchiusa in una gabbia. Ho capito! Il luogo in cui si trova la gabbia sembra la grotta della regina malvagia Ella. Fu così che Biancaneve salì in groppa al suo cavallo e con grande coraggio partì per raggiungere la piccola ninfa, ignara di quello che sarebbe potuto accadere. Forza, Biancaneve! Puoi farcela! Non avere paura del buio! Andiamo, Prago! Ma in realtà Prago non ubbidì agli ordini di Biancaneve. Cosa succede, Prago? Hai paura? Prago non poteva muoversi perché proprio davanti a lui si trovava il nano Melenso. Melenso! Che cosa fai qui? Non volevo lasciarti sola, mia principessa. Guarda, ti ho portato una lanterna. Biancaneve allora prese con sé il nano Melenso e partirono. Ma come sei coraggiosa, Biancaneve! Adesso ti faccio vedere io! Ella cominciò a pronunciare delle parole magiche alla sua sfera di cristallo. Intanto, il nano Melenso e Biancaneve, che stavano viaggiando a cavallo, cominciarono a sentire degli strani rumori. Ah! Cos'è stato questo rumore, mia principessa? Quei suoni così misteriosi provenivano da una strana radice di edera che si muoveva sotto gli influssi magici di Ella. Così la pianta, con i suoi potenti rami, cominciò ad avvolgere prima il nano Melenso e poi la principessa. Ma Prago riuscì a indietreggiare rapidamente, liberandosi un attimo prima di rimanere completamente imbrigliato. No! Aiuto! No! Aiuto! No! Aiuto! Aiuto! Aiutateci! Aiuto! Allora Prago cominciò a puntare il suo sguardo intensamente verso quei rami di edera. Poi, sbattendo un paio di volte gli zoccoli sul terreno, prese la rincorsa e si scagliò contro la pianta. Infine, calpestò ripetutamente le radici dell'edera. A quel punto, la pianta magica rimase completamente scollegata dalla magia e ritirò i suoi rami. Quindi, Biancaneve e Melenso riuscirono a liberarsi da quella trappola. Grazie, Prago! Sei stato fantastico! Forza, Melenso! Andiamo a salvare la ninfa! Ella era in piedi di fronte allo specchio nero con Dankov. Biancaneve non riuscirà mai a liberarsi da quell'edera, Dankov. Da domani sarò di nuovo la più bella di tutto il reame. Sì, mia regina. Quei rami magici devono averla già bloccata. Mentre i due parlavano tra loro, Biancaneve e Melenso avevano raggiunto la grotta di Ella. Entrarono di nascosto e, senza fare rumore, si avvicinarono fino a che videro in un angolo la gabbia. Melenso, non ti muovere e non fare rumore! Biancaneve, a piccoli passi, raggiunse la gabbia senza che Ella e Dankov se ne accorgessero, quindi aprì lo sportello. La ninfa uscì dalla gabbia e si posò silenziosamente sulla spalla di Biancaneve. La principessa tornò dal nano Melenso e insieme si diressero all'uscita della caverna, ma proprio mentre erano sul punto di uscire, Melenso inciampò su una pietra e cadde, rompendo così il silenzio mantenuto fino a quel momento. Che cosa è stato? Di cosa parlate, mia regina? Ti hanno sentito, Melenso! Scappiamo, presto! Ella, a quel punto, si accorse di Biancaneve e Melenso che correvano via dalla grotta. Biancaneve, come hai potuto liberarti da quell'edera? Poi si rese conto che la gabbia era vuota. Oh, no! Hanno portato via anche la ninfa! Dankov, corri, prendili!
Ma nonostante Dankov li rincorresse con tutte le sue forze, non riuscì a raggiungerli. Nel frattempo, Biancaneve e Melenso saltarono in sella a Prago insieme alla ninfa e si allontanarono. No! No! Non ci siamo riusciti neanche questa volta! Abbiamo perso di nuovo! Io devo essere la più bella! Biancaneve fermò il cavallo tra gli alberi. Adesso sei libera, ninfa del bosco! Vola e illumina la luna piena! La principessa fece volare la ninfa dal palmo della sua mano verso il cielo. Come la ninfa cominciò ad agitare le sue ali, le stelle ripresero a brillare e alla fine la luna piena cominciò a riflettere la sua luce nella notte scura. Il cielo è di nuovo scintillante e ora torniamo al castello! Adesso posso spegnere la mia lanterna, principessa! Quando Biancaneve e Melenso furono di nuovo al castello, insieme agli altri nani e al principe, si rallegrarono di riuscire a contemplare di nuovo la luna e le stelle e riprendere a sognare. Dopotutto, sapevano che i desideri delle persone di buon cuore, prima o poi, diventano realtà.